Allora, le lambrette esposte hanno mediamente da 40 a 45 anni, sono state completamente restaurate da me e rimesse su strada, tirandole via dalla ruggine che avevano. E sono mezzi di linea ancora, credo, moderna, nonostante l'età, e naturalmente hanno qualche piccolo limite per quello che riguarda l'uso su strada, e a cercare di renderle pratiche da usare, specialmente nel traffico cittadino. Con qualche piccolo accorgimento si riesce anche a fare. Quindi possono andare tranquillamente su strada? Sì, decisamente, naturalmente nei limiti, senza avere pretese corsaiole, anche perché sono mezzi che hanno delle ruote piccole e dei freni non il massimo dell'efficienza. Voi fate qualche evento, anche qualche raduno particolare? Sì, raduni nazionali specifici di lambrette, uno quest'anno sarà a Caorle, è un nazionale organizzato dal Club Triveneto Lambretta, e un altro normalmente è Lambretta Day, che è organizzato dal Lambretta Club Puglia, dell'Umbria. Dell'Umbria. Da dove vengono queste lambrette? Da tutta Italia. Qualcuno arriva con i furgoni, qualcuno arriva addirittura in lambretta affrontando 700-800 km di strada. Grazie. Grazie a lei.